Nei suoi 5 anni di esistenza, il Treff Festival di Tallinn è diventato il maggiore evento culturale di strada in Estonia. Quest'anno le arterie cittadine si sono colorate di una kermesse mobile fatta con marionette, clown, arti visive, danza, perché Tallinn ha organizzato i festeggiamenti in qualità di capitale culturale europea 2011. Abbiamo 700 performer di strada e abbiamo fatto il festival con 1400 artisti. Ci sono diverse attività teatrali di strada e vengono anche gli studenti attori da 18 paesi. Il Treff Festival è anche un punto d'incontro non solo per artisti già collaudati, ma anche per i giovani che sperimentano nuove forme creative, tutti nelle strade del vecchio centro. L'improvvisazione degli studenti polacchi dell'Università d'Arte di Varsavia. Si parla mettendosi una maschera sul volto, quindi c'è la scelta di una specifica gestualità. Le maschere equiparano tutti. Una parte dello spettacolo è in polacco, ma gli attori hanno risorse innate per dialogare con tutti di qualunque nazionalità. È stato molto interessante vedere che persone che non parlano il polacco abbiano riso di gusto. Pensiamo che abbiano capito. Comprendono il teatro dei gesti, dei pupazzi, e le maschere ci consentono di dialogare con tutti. Sono 12 gruppi studenteschi di teatro di strada che si esibiscono a Tallinn. Tra loro anche una compagnia dell'Accademia d'Arte Drammatica di San Pietroburgo. Il nostro maggiore obiettivo è far rispondere il pubblico, farlo agire con noi. È lo scopo dello spettacolo. Lo scopo è quello di coinvolgere il pubblico. Quando lo spettatore è seduto in una sala teatrale è più facile attrarre la sua attenzione, in una strada l'attenzione si disperde, quindi chi interpreta un ruolo deve diventare il centro dell'attenzione. Su un palcoscenico classico la compagnia è percepita come un blocco unico e un insieme sotto osservazione. Per strada invece ogni attore riceve una parte di attenzione del pubblico. Ma non c'è solo la kermesse mobile delle strade. Tallinn, capitale europea della cultura 2011, ha inaugurato il 27 maggio la terza edizione del Festival dei Fiori. Per 3 mesi, 31 giardini ornamentali, concepiti da esperti internazionali ed estoni, decorano i grandi spazi pubblici. Obiettivo del festival è mostrare al pubblico che i giardini non sono soltanto praticelli e vasi di fiori, ma possono diventare autentici pezzi d'arte. Una delle installazioni più originali è quella dell'olandese Arjen Bursta, che resterà in vista fino alla fine di agosto. È il gioco di una strana lanterna magica. Oltre 250 diversi eventi e festival collegati sono stati programmati fino a dicembre. Tutto per far festa a Tallinn.